8 ore di lavoro e più per i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme che sono scoppiate nei capannoni di due aziende in via Michelangelo Buonarroti a Sant'Egidio del Monte Albino, nell'agro nocerino sarnese a nord di Salerno, poco prima dell'alba. Le squadre arrivate da Nocera Inferiore, Sarno e dalla centrale di Salerno si sono trovate di fronte ad un incendio di vaste proporzioni che si era propagato velocemente facendo fra l'altro crollare i capannoni delle aziende. Incendio che aveva lambito anche 4 abitazioni vicine ai 2 opifici. 2 di queste hanno subito danni gravi. Per precauzioni sono state fra l'altro evacuate subito le 6 famiglie che vi abitavano, ma con molta probabilità l'evacuazione, come dice il sindaco di Sant'Egidio, che si è recato sul luogo del disastro, interesserà molte più famiglie che dovranno essere allontanate probabilmente nell'arco di 100 metri dal luogo dell'incendio. Il rischio è legato ai fumi che si sono sprigionati dall'opificio che produceva concimi biologici e fertilizzanti. È l'ARPAC che sta valutando con il comune il da farsi, comune che è pronto a garantire l'ospitalità per quelle famiglie che ne faranno richiesta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno aperto un'indagine sull'accaduto. Le forze dell'ordine hanno sequestrato le immagini di videosorveglianza delle telecamere, non escludono nessuna pista, anche se al momento quella del dolo sembra la più probabile, come ci conferma il primo cittadino di Sant'Egidio del Monte Albino, Nunzio Carpentieri. Io sono sul posto stamattina alle 7, per la verità, sono stato allertato dalla polizia municipale. Ci sono tantissimi vigili del fuoco, c'è l'ARPA, c'è il comandante provinciale dei vigili del fuoco, stiamo aspettando la conferma dell'ARPA che stanno facendo le misure per fare evacuare fino a 100 metri o anche oltre le abitazioni a causa poi di eventuali inquinamenti dovuti, diciamo, all'aria che viene respirata da questo incendio. Al momento ha detto si propende per l'ipotesi dolosa. Sì, l'incendio è doloso, però poi ci sono i carabinieri, voglio dire che io ringrazio perché ci sono anche tantissimi, insieme ai vigili del fuoco, poi loro devono fare le indagini. Ma ho sentito qualcosa, ecco, che avevano già visionato le telecamere che sono appostate all'ingresso, diciamo, di questo capannone, dove avevano visto qualcuno entrare, forzare l'ingresso e accendere, diciamo, il fuoco.